Era Natale. È Natale. Era quindi il nostro paesino in provincia dell'Aquila, è molto freddo, quindi immaginate l'ambientazione. Però papà aveva portato questa porta 2 metri per 3 con la rete vera, il pallone. Diciamo ci ha fatto scartare prima il pallone e poi la rete, e lì avevamo capito insomma che ci poteva essere questo regalo. Siamo scesi subito a mezzanotte del 24, quindi il 25, a gonfiare la rete, e lì comunque è nata questa favola, ecco. E già da lì io facevo i cross e lui... Perché lui fa il difensore e l'altro fa l'attaccante, no? Quindi adesso... giocavano da piccolo insieme, adesso è capitato anche di un cross tuo con gol, sì, poi sì, è capitato, no? L'anno scorso col Grosseto in casa, cross. Qual è l'emozione di segnare un gol di sangue, no? Perché cross del fratello, gol dell'altro, credo che sia un gol unico, no? Io non ho mai sentito di gol del genere, Matteo, no? Qual è l'emozione di sapere di poter far segnare il fratello? No, abbiamo fatto un po' le prove generali la stessa estate, prima di andare a giocare nel nostro campo, quando ci andavamo a allenare. Campo diceva, in terra battuta, quindi non è che stiamo dando. Mi diceva, dai, fammi qualche cross e così l'anno prossimo possiamo esultare insieme. E incredibilmente è successo. Quindi. Chiudete gli occhi, no? Li chiudete per un attimo. Che cosa ti immagini, cosa pensi? Dimmi. San Siro. Contro il Milan, cross di Matteo e gol mio naturalmente, con mamma e papà in tribuna. Esulti? Voglia. Soprattutto l'onore più grande è quello di portare i nostri genitori a San Siro, perché non hanno mai avuto la possibilità né economica né anche spesso non è facile arrivare a San Siro dall'Abruzzo, non è che sta proprio dietro l'angolo, quindi questo è il nostro grande orgoglio. Matteo, li chiedi anche tu? Sì, io in un giornaletto a Natale locale mi avevano chiesto il tuo sogno del cassetto e io non mi ero spinto tanto in là, perché ho detto giocare a San Siro contro il Milan da avversario, ho detto perché dire una cosa troppo assurda è assurda. E allora mi sono tenuto basso, però non pensavo assolutamente di poterlo fare veramente, quindi speriamo si realizzi, ecco. Le favole nel calcio si possono realizzare.